Il nostro gruppo si chiama School of the Flower e questo è il secondo attacco che facciamo. Il nostro obiettivo stasera sarà disseminare dei fiori e dei bulbi nel giardino in centro a Cecina, che è una città che, diciamo, il cui squallore è... No, no, non parliamo di squallore, ma di, diciamo, poca attenzione alla bellezza delle cose. E noi quello che vorremmo fare, anche se è una cosa molto piccola, è quello di provare a farci intanto notare dai cittadini e di sperare che il gesto che faremo avrà un seguito, quindi che riusciremo a coinvolgere anche solo poche persone in più in questa piccola missione. Vorremmo provare proprio come un esperimento a entrare a fare un'azione di guerriglia gardening senza troppe aspettative, senza troppe convinzioni, però come una piccola necessità. Probabilmente preme a qualche persona di noi e vedremo. Guerriglia Gardening è un movimento che nasce a New York negli anni 70, quando un gruppo di cittadini decide di occupare abusivamente dei pezzi di terra abbandonata. Si tratta di quartieri di immigrazione dove il tasso di sicurezza era molto basso, c'erano problemi legati alla prostituzione, allo spaccio e gli abitanti di questo quartiere decidono di costruire dei giardini nelle zone abbandonate con i propri mezzi, quindi pulendo e seminando con le capacità che ogni persona aveva, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista del saper proprio fare un giardino. Quindi è un movimento di persone che non sono né professioniste né, diciamo, che fanno né per interesse politico. E il movimento è iniziato da Liz Christie, che era una ragazza, un'attivista, che ha fondato uno di questi primi giardini che è tuttora esistente a New York. E da lì il movimento si è diffuso prima in tutta la nazione e poi fino ad arrivare in tutto il mondo occidentale. E attualmente è diventato un movimento di livello internazionale che riguarda anche noi, riguarda anche l'Italia. Già da diversi anni ci sono vari gruppi attivi sul territorio che si occupano sia della ristrutturazione, sia dell'occupazione di alcune aree che, diciamo, in cui intervengono alla luce del sole o meno, e diciamo, si prendono cura di queste aree come se fosse il giardino di casa loro, portando un tocco di colore nella propria città, sia come, diciamo, per il piacere personale, sia come forma di protesta contro l'abbandono degli spazi verdi o la mancanza degli stessi. È un movimento che si muove molto sulla rete, che ha sia un sito sia un gruppo Facebook di livello nazionale, e ogni sottogruppo è organizzato in maniera autonoma e ha la possibilità, dopo ogni attacco, diciamo, di mostrare e mettere a disposizione il materiale che ha raccolto, che ha prodotto durante il proprio intervento. Quindi è possibile sulla rete vedere come ogni gruppo si muove e quanti interventi fa, e quindi dà una possibilità di visione non solo a livello della propria città, ma anche a livello nazionale.